Io mi sono posto spesso un problema, no? Cosa mi accomuna al dottor Sanzone e cosa mi accomuna a certi amici, diciamo, di questa squadra che io ho avuto piacere, diciamo, di condividere in questo periodo, cosa invece mi accomuna a quegli altri. Allora se mi sono dato delle risposte che mi hanno portato a fare una scelta. Questa scelta che ho fatto a suo tempo, un paio di anni fa, è stata una scelta difficile, anche sofferta, non è una cosa che nasce così in un giorno. Essendo stato io per due volte in posti anche di responsabilità, perché ho fatto l'assessore al bilancio per, fino al 2004, e poi in un litigio proprio estremo fatto con il dottor Fiorito, la cosa sembrava chiusa, sono stato riallentato. Non è dottore. Non era dottore. No, lui sono non tutti dottori. Poi la cosa mi ha ricoinvolto nella politica. Il dottore Nova, al quale io veramente ho dato vedere, cioè è un'altra figura, una persona diversa, no? E diciamo, ho vissuto questi due anni che sono stati due anni più tragici della mia vita, oserei dire, ma non la vita personale, la vita politica del paese, però ho capito come funziona la macchina di questi signori che io non ritengo che rappresentino la destra, perché io penso che la destra abbia dei valori suoi che nulla hanno a che fare con i valori di questa destra. Quindi, diciamo, io volevo fare una dichiarazione che secondo me mi sento di fare. Le motivazioni che mi portarono, l'ho detto già più volte, a fare a suo tempo quella scelta non sono cambiate ancora. Io quella posizione che ho assunto, la mia lista è stata la prima lista che ha sostenuto la candidatura, una delle prime liste che ha sostenuto la candidatura del dottor Sanzone. Al dottor Sanzone mi lega una profonda stima e una profonda amicizia, io lo ringrazio perché lui quello che sta facendo dà un rendimento 100, qui poteva rendere molto meno di quello che sta facendo, quindi ho il piacere che lui faccia questo lavoro perché lo fa ad altissimo livello, ad altissimo rendimento, ad altissimo valore aggiunto e quindi dà all'umanità un qualcosa in più di quella che avrebbe potuto dare. Io per questo lo vorrei ringraziare formalmente perché lui fa onore alla sua città, fa onore a se stesso, alla sua città, fa onore a tutto il paese che rappresenta l'Italia. Quindi io sono veramente soddisfatto, contento di quello che lui sta facendo. E lui lascia il testimone, non lascia niente, perché io entro consigliere, lui era capo dell'opposizione, sono due ruoli diversi. Però vi garantisco che io credo che l'opposizione, proprio perché la maggioranza si esprime in un certo modo, l'opposizione si va espressa allo stesso modo di come si esprime la maggioranza. E quindi secondo me, come si dice, a un muro si risponde con un altro muro. E questi signori qui devono cominciare a campare e a riflettere bene sulle cose che fanno. Perché io non farò sconti a nessuno. Se qualcuno ha dei dubbi, invece sa, io poi dice, vince la matrice di tipo ideologico, no? Tanto io su queste ideologie ho fatto delle attente riflessioni, ho scoperto un sacco di cose, no? Su queste ideologie, cose sono? Contano i valori e come dicevo prima, a me mi accomunano alcuni valori, io penso di avere, tutto il Sanzone, di altri amici, me ne accomuna molto meno valori comuni con quella gente. Però io penso che questa città invece abbia bisogno veramente di una squadra che sappia muoversi bene e che faccia un'opposizione dura per non andare a casa questi, non per arrivare alla fine della scadenza della cosa. Io ho detto scherzosamente l'altro giorno che a me non mi piace fare il consigliere d'opposizione. E quindi vorrei che questa cosa durasse il meno possibile. Uno può pensare anche male, l'abbiamo detto un po' apposta per fare. Però diciamo io lavorerò in questa direzione con estrema determinazione. Poi farò quello che sono capace di fare, i risultati li vedremo sul campo. E vorrei tranquillizzare che tutte quelle persone che hanno i cosiddetti sospetti. I sospetti devono essere messi da parte, perché io assumo questi impegni formalmente, ci sta la stampa, ve lo può dire, ditelo apertamente, e poi scherzosamente ho dato l'autorizzazione a diciamo una repressione, a fondo di che noi mi sottoporrei e lo dico qualora questa cosa ci verificasse. Ecco, questa è una posizione molto chiara. Io sono entrato con una lista civica, rispetto l'impegno che ho assunto e sono anche a disposizione per riassumerlo l'impegno, perché secondo me, come è stato detto, la coalizione di centro-sinistra, o sta coalizione, chiamiamola di sinistra, di centro, non mi interessa, però di fatto non è ancora va amalgamata. Allora io vorrei, sarebbe una grande soddisfazione personale, se questa mia adesione formale, che oggi guarda, sono pronto per rifare la guerra, fosse il punto di partenza, perché tutti quanti dicevano ma questo è uno che manco è dei nostri e sta pronto a fare la guerra, quindi fosse quello stimolo,
a far ripartire pure gli altri, mettendo da parte quelli che sono le considerazioni ideologiche, perché poi qualora ce ne fossero, intanto non ci dividono così tanto, e poi ne parliamo, cioè, ma qual è il problema? E ora ne parliamo dopo che abbiamo mandato a casa questi signori. Quindi io penso che questo sia un obiettivo importante e sulla quale ci dobbiamo lavorare, e ci dobbiamo lavorare tutti. Io da parte mia entro con questa lista civica, oggi io rappresento pure una forza politica, però insomma questo è da verificare pure poi che cosa faremo e saranno passaggi successivi. Comunque io garantisco questi passaggi, anche se si dovessero fare, li voglio fare concordati, perché chi si muove da solo alla fine rischia di fare casino. Io la mia dichiarazione penso che sia, sono a disposizione per dare ulteriori spiegazioni che chiariscano meglio, quindi se mi fanno una domanda che qualcuno avesse detto, io sono pronto a, diciamo, a dirimere ogni dubbio. Poi per il resto qualsiasi domanda a disposizione. Posso generare?